Buongiorno ragazze, imbarazzante il numero di volte che io abbia girato questo video perché correvo troppo, mi mangiavo le parole, me le dimenticavo, ho caldo, ho freddo, l'aria condizionata, tira sulle coda, risciogli sti capelli, no, non ce la faccio. Normalizziamo il fatto che dietro c'è caos, cioè il caos che dico io è quando non è mai in ordine perfettamente, perché la casa fondamentalmente per noi donne non è mai perfetta, non è mai in ordine, tranne quando siamo soli in casa. Che tutto è come tu l'hai sistemato, perché se tu sei single, ok, però casa non è mai, mai perfetta come noi donne la vorremmo. Quindi chi dice ok, è tutto perfetto, tutto in ordine su YouTube far vedere tutto perfetto in ordine, sta mentendo. Comunque, iniziamo subito questo video perché ho delle cose da farvi vedere, video richiesta saldi. Non sto comprando molto, è vero, in realtà non sto comprando proprio niente perché non ho bisogno di niente. Ho tanto di mio, ne abbiamo già parlato di questo, quindi ai saldi vedo cose viste e riviste, vedo leggende morte. Ogni volta che faccio questa frase mi ricordo quel film, vedo. Iniziamo subito. Premessa, cosa sto indossando e la coda scende. Indosso un top di Zara vecchia scorsa collezione, forse l'anno scorso, non me lo ricordo, ragazze. Mi sembra Zara comodo. Fresco, lo metto su sempre con le gonne a vita alta e i pantaloni rigorosamente a vita alta. Collane gioielli che si è girato, ma cerco di farvi di lato, farvi vedere meglio. Rebecca e anche il bracciale, forse questo si vede meglio, della Rebecca che lo sto amando. Collezione mi sembra Andromeda. Li metto tutto nell'info box e tutto a lato. Piano 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 di, credo che siano zirconi se non erro, quindi molto luminosa, però si è girata in questo momento e bellissima. Veramente bellissima, luminosissima, molto molto bella, mi piace tantissimo questa maglia. Tra l'altro Katia mi aveva regalato un bracciale rigido che è identico, la stessa maglia, e piace da matti. Questi altri bracciali sono tra Stroili, il tennis, che lo consiglio sempre come regalo perché è un ottimo regalo, e l'ho regalato anche in più ovviamente come pensiero alla sposa il giorno prima che si sposasse, alla mia migliore amica. Metto la foto di lato, così qualche scatto, insomma, anche per farvi capire di che giornata sto parlando, perché chi mi segue su Instagram lo sa, mi ha seguito, ha visto anche le storie. Questi altri sono di uno dei 50 dell'anno scorso, no, forse di 2 anni fa, mi sono stati regalati al compleanno tutti e tre. Li vendono singolarmente, hanno la pietra blu, c'è anche l'anello, la collana, se vedete che c'è l'azzurro e il blu. Spesso ritorno su questi colori, molto luminoso, molto particolare, non mi fa impazzire, me l'ho detto anche, però non lo cambierei, non l'ho voluto cambiare, quindi non li ho voluti cambiare, mi sono piaciuti tanto, cioè me li ha regalati mio papà, quindi sono bellissimi. Iniziamo subito con i saldi invece. Allora, prima cosa che vi voglio segnalare, i saldi, perché io l'ho preso con il Black Friday, quindi l'ho pagato bene, diciamo, ma non bene come sta andando ora il suo prezzo su Motivi. Cashmere, maglioncino, tutti mi avete chiesto su Instagram di questo cardigan, bottoni a scomparsa, automatici, bellissimo. Io lo porto aperto a dirvi il vero. Mi piace tantissimo anche come è rifinito il collo. Bella la fantasia, molto molto colorata, molto, però comunque al contempo delicata, non è. Vi lascio, se riesco, scarico il video, il reel che ho fatto su Instagram in modo che potete vederlo all'opera, vedermi all'opera, quindi molto molto bello. Non so da dove iniziare per i miei saldi. Iniziamo con Prima Donna, ho deciso così, random. Ci sono pezzi abbastanza belli, importanti, a mio avviso. Parliamo di Prima Donna, che diciamo è proprio, parto proprio dal prezzo più basso che io abbia pagato per queste scarpe, 20 euro in saldo online perché al negozio non c'erano di più. Le amo, sono, credo che il tacco non sia propriamente 10, ma forse un 9. O 8 o 9 il tacco, non me lo ricordo in questo momento, comunque non è altissimo, quindi anche comodo. Ci sono anche più bassi ancora, quindi stesso modello, diverse dimensioni di tacco, 19 euro sul sito. L'ho prese sia oro, e poi sono le migliori, diciamo, è il miglior colore da indossare l'estate, e per l'abbronzatura e anche per una questione di comodità di abbinamento, perché le metti con tutto e sono molto luminose. Un tubino anche nero per chi lo ama, io no, o un tubino bianco per chi lo ama e io sì. Argento con borsa argento, oro con borsa oro, insomma, perfetto. Per la sera il look è perfetto. Se riesco a sistemare vi faccio vedere il resto. Sempre random,
coin, e da coin, soprattutto perché l'hanno aperto poi a Roma Est da un po' di tempo, sono riuscita a scovare la borsa che avevo visto da un po', di Gattinoni, che è un brand che a me piace particolarmente. Non tutte le fantasie, a mia mamma era piaciuta quella fantasia un po' etnica, chiamiamola così, non so, colorata sul fondo nero perché c'è anche sul fondo bianco, e gli regalai molto tempo fa una borsa che l'ha distrutta per quanto l'ha usata, l'ha messa su tutto, ma erano i suoi colori. Quindi, quando trovi quelle fantasie là, lei poi veste molto a tinta unita e quindi può mettere borse con loghi, monogrammate e fantasie. A lei piacciono. Io, più per contro, essendo fantasia comunque con cose di questo tipo, amo molto di più le borse a tinta unita. Trovo che siano di facile abbinamento comunque, no? Se hai qualcosa di colorato, se hai qualcosa a fantasia, prendi una borsa comunque a tinta unita e sei subito perfetta, così io dico io. Questa borsa, che si potrebbe portare a tracolla, ma la trovo particolarmente lunga, mi piace il fatto che scorre velocemente, ne abbiamo già parlato. Chiusura automatica, la trovate ancora da coin, credo nera e gialla, un giallo banana, quindi un giallo portabile. Anche secondo me in autunno, Gattinone il suo stemma, brand. Mi piace, è piccolina, si confà alla mia figura. Oggi mi piace questa parola. E passiamo invece ai pezzi un po' più pesantini. E online, ma ho recuperato una busta che avevo perché mia mamma mi ha regalato la stessa borsa nel color paprika per il compleanno sull'arancio, quindi un'ulteriore sorpresa che mia mamma ha fatto. Invece online mi sono presa questa borsa in strasaldo. Ricordate che sul sito di Coccinelle, Guess, Michael Kors e anche altri siti, anche Shein, tantissimi, è possibile pagare con Scalapay o anche Klarna, che è un sistema che ti permette di pagare anche in saldo in 3 rate. Quindi non è male per chi magari sta affrontando delle spese però non vuole rinunciare magari a una borsa, o ha bisogno di fare un regalo, perché no? Non so se pagando al negozio, presumo proprio di sì, ma online questa cosa è fattibile. Io la ho anche in arancia bruciata, qui praticamente c'è la tracolla che adesso ho tolto perché l'ho già utilizzata. Si chiama e sembra Priscilla questo modello. Questo è il modello più piccolo perché poi c'è anche più grande, non mi piaceva insomma su di me e via dicendo, la trovavo troppo ingombrante. Color vaniglia, un bianco vaniglia, non è proprio un bianco latte, qui c'è scritto praticamente il nome del brand. Abbastanza capiente, vi devo dire la verità. Tra l'altro io ho acquistato proprio da Coccinelle la tracolla in acciaio, sia dorata che argento c'è, e sono molto comode perché allungo un pochino questo manico, però non ci metto quella in pelle proprio a tracolla perché mi dà fastidio. Sapete che la trovo più fashion, no? La catenella in acciaio, sia dorata sia. Mi piace di più, non lo so, più nel mio stile, ecco. E passiamo ad altre due cose, mi sembra due, vi devo far vedere. Sì, due cose, le ultime due promesso. Dal sito di Zara. Da Zara online ho preso quest'abito che poi ho dovuto far accorciare perché ha una punta davanti più lunga e particolare. Modello proprio principessa, ragazze, cioè proprio da bambola, bellissimo. Il corpetto mi piace tanto come è fatto in stretch. Sicuramente girerò dei reel su Instagram. L'ho portato nella busta, ma non sa neanche perché l'ho portato dalla sarta e non si è affatto sgualcito. Quindi poi lei gli ha dato una stirata, però l'ho rimesso in busta e questo è. Mi piace tantissimo. Se riesco, vi faccio di lato il traino, altrimenti vi metto la foto della modella perché rende l'idea. Bello. Bello, 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 semplice, bello, fresco, particolare, diverso dal solito. Un po' queste gonne sono un po' il mio mood. Io porto un po' tutto, ma queste sono proprio il mio mood. Mi piacciono tantissimo. E da Guess, sempre da Guess, invece, ho preso praticamente questa giacca che avete visto su Instagram. Mi piace tantissimo. Ho preso una taglia S, in realtà la mia era proprio l'XS. Ho fatto leggermente, ma secondo me è un modello proprio fatto così, leggermente morbido, qui era un pochino, l'ho fatto stringere un pochino dalla sarta. Non so se c'è ancora online perché è andato a ruba e io l'ho preso con un saldo del 30% se non erro, ma è in pelle bellissima, sapete quanto amo questo colore, cioè questo è il mio colore. E sotto c'è l'abito di Zara che avete già visto nei reel, che non vedo l'ora di indossarci. Non vedo l'ora che sia autunno, non vedo l'ora di indossarli insieme, scusate. E mi piace tantissimo, rifiniture in oro, anche perché ho preso una borsa di Michael Kors che ci sta benissimo, sempre in saldo, che sta arrivando e che vi farò vedere su Instagram. Quindi iscrivetevi
alla mia pagina Instagram. E questo era l'ultimo capo che dovevo farvi vedere, quindi poi lo farò vedere indossato, traillon, con la borsa di corsa, insomma, e via dicendo. Spero che vi sia piaciuto questo video, poi farò altri traillon, ho avuto molti impegni, soprattutto lavorativamente parlando, quindi ero molto stanca, non riuscivo a fare altri video, sono riuscita a stare un po' più dietro a Instagram, quindi vi lascio nell'info box, di nuovo lo rinnovo, la possibilità di iscrivervi alla mia pagina, e spero di trovare un po' più di tempo per fare questi, soprattutto per gli outfit, perché so che vi piacciono tantissimo. In ottobre, in autunno, sicuramente tra settembre e ottobre avrò più tempo. Pensavo di averne di più in questo periodo, ahimè, invece no, però insomma cerco di non abbandonare il canale, perché sapete quanto amo YouTube, è il mio primo amore, il mio primo social in assoluto, quindi continuiamo così. Vi aspetto numerose, commenti, iscrizione a Instagram, scrivetemi su direct appena vi siete iscritti, perché voglio sapere tutto. E ci lasciamo così per il momento, ma non è l'ultimo video di questa stagione. Ciao!